Bentornato Goodyear, bentornata. Dopo aver visto come attivare il sistema operativo, cominciamo a vedere come interagire sul computer. Nelle ultime lezioni hai già ben visto come autenticare, convalidare una copia di Windows oppure richiedere una certificazione sull'autenticità dello stesso. Ora hai il sistema operativo completamente pronto all'uso. Mi dirai, ma come si usa? Come interagisco? Beh, naturalmente se ignori la materia totalmente, questa è la naturale conseguente domanda, ma se hai un po' di dimestichezza da autodidatta oppure se qualcuno ti ha dato una mano nell'introdurti al mondo informatico, già qualche azione sei in grado di portarla a termine. Ma comunque, per non perderci nessuno per strada, non diamo nulla per scontato e prendiamo visione da subito di ciò che appare al computer. Quello che vedi quando accendi il computer e si presenta la schermata si chiama desktop in inglese, in italiano scrivania, un po' orribile se vogliamo. Questo desktop, questa scrivania, presenta delle immagini di piccole dimensioni che sono chiamate icone. Alcune sono definite cartelle, altre sono definite collegamenti. Prima però di entrare nel merito della descrizione di cartelle e collegamenti, devo farti prendere coscienza di una cosa molto importante nell'utilizzo del computer. Parliamo di menu. No, non sei al ristorante, passami la battuta, ma questo è il loro nome. Ogni volta che utilizzi un pulsante del mouse, in particolar modo il pulsante destro, in una qualsiasi zona o dello schermo, o su un'icona, o su una cartella, o su un file in genere, compare una lista più o meno lunga, più o meno ampia. Questa lista prende il nome di menu. La lista delle opzioni che compaiono dipende da varie situazioni, ma comunque è anche personalizzabile. Noterai infatti che potrà essere diversa se generi questi menu in una zona vuota del desktop, oppure sulla barra dello stesso, o ancora su delle icone, su dei file, su delle cartelle. Le opzioni che compariranno in alcuni casi saranno più o meno le stesse, ma in altri casi appariranno specifiche per la condizione di uso. È praticamente impossibile però darne una spiegazione completa e quindi ti stimolo a sperimentarle nella creazione di questi menu più o meno ampia, soprattutto leggendo quel che è mostrato all'atto della creazione, in modo che tu possa prendere visione delle opzioni che si creano per ogni determinato menu. Durante l'uso del computer e con il tempo imparerai a utilizzarle proprio se attui questa chiave di lettura, ossia crearli e visionare le opzioni che vengono generate e soprattutto provare le opzioni che vengono generate. In questo momento lo scopo però è soltanto prendere conoscenza dell'esistenza delle opzioni e soprattutto delle potenzialità di questi menu che rendono più facile e rapido l'utilizzo del sistema operativo. Torniamo alle nostre cartelle. Cos'è una cartella? Ma risponditi a questa domanda. Cosa ti ricorda il termine cartella? Sì, puoi assimilarla a quella della scuola. Infatti è un contenitore, qualcosa che contiene. Le cartelle che sono presenti all'interno del sistema operativo altro non sono che la rappresentazione grafica di un contenitore di qualcosa. Questo qualcosa sono dei file che sono stati creati dall'installazione del sistema operativo oppure che creerai o inserirai tu personalmente. All'interno di una cartella potrai trovare altre cartelle definite come sottocartelle, in numero teoricamente indefinito, e all'interno di ognuna potrai trovarne altre e così via. Qui abbiamo una rappresentazione ipotetica di quel che è una struttura chiamata ad albero. Infatti trovi una cartella che ho
denominato col nome del sito The Goodly, al cui interno c'è un'altra cartella e ancora altre cartelle. All'interno di ogni cartella potrai trovare o altre cartelle, come in questo caso, oppure dei file evidenziati qua nella zona destra. Qui ho attivato il programma Esplora risorse, che ti permette di evidenziare ciò che è presente all'interno del tuo hard disk. Infatti puoi trovare una partizione, in questo caso specifico del mio computer, dove è installato il sistema operativo, ed una partizione creata e denominata backup. All'interno ho creato alcune cartelle e sottocartelle che ti permetteranno di evidenziare ogni altra cartella ed ogni file che è presente all'interno del tuo disco rigido. Cliccando successivamente sul file o sulla singola cartella potrai aver visione di ciò che è presente all'interno del tuo hard disk. Quest'ordine ti permetterà di archiviare come meglio credi i tuoi file, in modo da organizzarli per un miglior accesso anche agli stessi. Infatti potrai anche creare delle cartelle specifiche per delle foto, per dei video, per documenti, per musica, per delle presentazioni, delle lezioni, dei progetti, raccolte, eccetera. Al loro interno, oltre ai file, puoi trovare delle icone di collegamento, comunque collegamento che normalmente vengono posizionate proprio sul desktop per un più rapido accesso a cartelle, file oppure per avviare dei programmi, dei processi. Cos'è quindi un collegamento? È un rapporto d'unione, un legame, una comunicazione, una connessione tra due entità. Te lo spiego meglio con un esempio. Ricollegati alla struttura d'albero che hai visto prima. Se devi scovare un file, lo andrai certamente a cercare con un programma chiamato Esplora risorse, che ti permetterà di individuare all'interno dell'hard disk cartelle file generiche. Le possibili azioni per raggiungerlo saranno un certo numero di click, a seconda di quante cartelle o sottocartelle devi aprire per raggiungerlo. Ma non sarebbe meglio avere un qualche artificio che ti permetta di collegarti semplicemente al file o alla cartella o al programma, in modo che con un solo clic ti eviti tutta l'apertura di queste cartelle e sottocartelle? Certo che c'è questo artificio. Infatti, il collegamento è proprio quanto evidenziato. In pratica è come se tu srotolassi un filo che è posto al di fuori della cartella scolastica, ma che ti permetta di tirar fuori ad esempio un quaderno posto all'interno, un altro filo collegato ad esempio ad un libro, un altro filo sarà collegato all'astuccio ed un altro ancora magari ad un componente presente all'interno dell'astuccio, che in questo caso rappresenta la sottocartella, e così via in maniera indefinita. Quindi tiri il filo e esce fuori ciò che vuoi. Come puoi capire la differenza tra una cartella ed un collegamento? Dall'aspetto grafico. Una cartella si presenta come un'icona a forma proprio di una cartella, scusa la ripetizione, mentre un collegamento, pur essendo simile ad una cartella, si differenzia dalla stessa in quanto presenta una piccola freccia di norma, freccia presente nella zona in basso a sinistra della stessa, in modo da discriminarsi da una cartella. Qui trovi rappresentato meglio quanto appena detto: due collegamenti di prova e due cartelle di prova. Questa è la freccia che indica specificamente un collegamento. Qui hai presente un altro collegamento a cui ho cambiato la fisionomia grafica. Qui sotto trovi una cartella, come vedi non è presente la freccia che indica il collegamento, e qui un'altra cartella a cui ho cambiato l'aspetto grafico. Nella prossima lezione vedrai come potrai creare cartelli e collegamenti. Ora un forte saluto, ciao, a presto da Carlo e dalla prossima!